Bentornati dopo più di 5 mesi su Tempo Capsula. Dall'ultimo episodio di questo format sono passati più di 5 mesi e siccome gli iscritti sono aumentati sensibilmente in questo periodo, se non conoscete il format vi invito a cliccare nelle schede per saperne di più. Ad ogni modo, facendola breve, quest'oggi andremo a scavare nel passato tentando di ricostruire l'evoluzione del concept di Xatu e Marowak, due Pokémon che per aspetti diversi a dire il vero rientrano tra i miei preferiti delle loro rispettive generazioni. Da un lato Marowak con la sua storia ha fatto leva sulla nostra emotività, dall'altro con i suoi misteri Xatu è forse stato il primo Pokémon a destare la nostra curiosità circa le sue antiche origini. Direi perciò di non perdere ulteriore tempo e di iniziare partendo in ordine cronologico con Marowak. Su di lui qualcosa è già stato detto in un video parecchio datato legato alla sua presunta evoluzione beta, ossia Guardia. Trovate anche quest'ultimo nelle schede, ma quest'oggi ci concentreremo più che altro su Marowak, con occasionali riferimenti doverosi a Cubone. Già riguardo alla prima generazione c'è davvero tanto da dire. Quest'ultima, curiosamente, nelle descrizioni di Marowak non fa alcun riferimento a Cubone, cosa che ci aspetteremmo conosciuta la storia di questi Pokémon. Piuttosto pone l'attenzione sull'arma utilizzata da Marowak, ossia il suo osso. In particolare, in Pokémon Giallo veniamo in possesso di un'informazione a mio avviso clamorosamente ignorata da tutti coloro che hanno cercato di risolvere il mistero riguardo da questa linea evolutiva, me compreso. Marowak viene descritto come un Pokémon in origine piccolo e debole, che è divenuto forte una volta appresa la mossa Ossoclava. Già qui qualcosa non torna. Cubone, ossia la pre-evoluzione di Marowak, già in prima generazione è in grado di conoscere Ossoclava ed è tutto fuorché forte. Al contrario, il Pokémon è descritto come timido e impaurito, incapace di reagire al lutto per la perdita della madre se non piangendosi addosso e coprendosi con il suo scheletro. Da queste osservazioni fatte traiamo due conclusioni importanti. La prima è che pur controintuitivamente non è la mossa Ossoclava in sé a rendere forte Marowak, pur conoscendola. Altrimenti non si spiegherebbe come mai Cubone la conosca e sia allo stesso tempo debole. La seconda è che quando il Pokédex ci parla di un Marowak in origine piccolo e debole, non si sta riferendo a Cubone, dato che come abbiamo già visto questo Pokémon conosce già la mossa Ossoclava, ma piuttosto a Marowak stesso. Queste due conclusioni sembrano in aperta contraddizione, ma la verità è che non siamo arrivati nemmeno a metà della nostra analisi della prima generazione. La descrizione di Pokémon Giallo, infatti, continua affermando che Marowak si è fatto più aggressivo nei secoli. Non solo. Pokémon Stadium è più chiaro da questo punto di vista, dicendoci che Marowak in origine era debole, ma che poi si è fatto molto più aggressivo da quando ha iniziato a utilizzare gli ossi come arma. Una minima variazione in questo contesto cambia tutto. Già, perché a questo punto possiamo iniziare a ricostruire il nostro quadro. Quel Marowak originale di cui tutte le descrizioni del Pokédex bene o male parlano non è Cubone, ma non è nemmeno il Marowak che oggi conosciamo. Si tratta di un Pokémon risalente a secoli fa, che non diventa forte quando impara la mossa Ossoclava, ma più in generale quando inizia ad utilizzare i resti di altri Pokémon come armi. Questa osservazione è fondamentale, perché colloca il cambiamento di Marowak non tanto, come vedremo, nell'evoluzione da Cubone, ma nel passato della specie. Ancora una volta ci troviamo di fronte a due tipi di evoluzioni diverse. Quello da Cubone a Marowak, un'evoluzione metamorfica, tipica del mondo Pokémon, e un'evoluzione darwiniana, quindi più affine al nostro mondo, all'interno della quale è la specie a mutare secolo dopo secolo. Un tempo Marowak non era né forte né aggressivo e non impugnava gli ossi di altri Pokémon come armi. In un certo periodo storico, però, secoli e secoli fa, qualcosa deve essere successo e deve aver cambiato, in un modo o nell'altro, la storia di questo Pokémon. Sarà la seconda generazione, con le sue aggiunte nel Pokédex, a porre un tassello vitale per approfondire la nostra storia. Anche in questo caso, è bene notarlo, nelle descrizioni di Marowak non si fa alcun riferimento a Cubone, come se il legame tra quest'ultimo e la sua evoluzione finale fosse solo secondario ai fini della comprensione del Pokémon. Pokémon Oro ci dice che Marowak è in grado, con il proprio osso, di trasmettere dei messaggi mediante percussioni. Ora, questa piccola aggiunta di lore, apparentemente insignificante, a mio avviso acquisisce interesse se proiettata sulle altre due descrizioni di seconda generazione riportate in Pokémon Argento e Pokémon Cristallo. Le due descrizioni si completano a vicenda, spiegandoci dove Marowak reperisce gli ossi con cui combatte. Da qualche parte, in un luogo ancora sconosciuto, vi è un cimitero di Marowak, dove il Pokémon, rovistando tra i resti dei propri simili, è in grado di ottenere quella
quella che sarà poi la sua arma. Ora, come immaginerete, su questo punto c'è tanto da dire. In primis, che il Pokédex di Marowak ci dica che il Pokémon raccoglie i resti dei propri simili rimanda in realtà a Cubone. Se infatti ammettessimo per un attimo che l'osso che Cubone possiede rimanga lo stesso nel momento in cui si evolve in Marowak, allora ciò significherebbe che sia proprio Cubone a dirigersi, prima di evolversi, presso questo cimitero, dove giacciono innumerevoli Marowak, tra cui verosimilmente anche la madre. Prima di procedere è doveroso notare che, data la diffusione del Pokémon, è verosimile che in realtà i cimiteri siano più di uno, dato che è improbabile che un Marowak di Kanto ed uno di Unima si incontrino a metà strada in un cimitero comune. Detto questo, un altro elemento che solo in apparenza è di secondaria importanza, ma che in realtà ci dice molto sulle abitudini che questo Pokémon possedeva, almeno in passato, è legato, come già vi ho accennato, alla descrizione di Pokémon Oro. Marowak utilizza le percussioni generate dal proprio osso per trasmettere messaggi, a questo punto, verosimilmente, ai propri simili. Chi altri potrebbe comunicare utilizzando un osso? Questa osservazione, unitamente al fatto che sia testimonianza di almeno un cimitero di Marowak, non ci dice soltanto che originariamente Marowak e Cubone formavano un branco. Ci mostra anche che i Pokémon vivono in comunità e che possiedono una sorta di culto della morte, o quantomeno una sua netta percezione. E tuttavia il fatto che esista un cimitero di Marowak all'interno del quale i vivi possono depredare i morti implica che questo Pokémon, almeno in passato, deve aver sofferto una fortissima mortalità. Ma certo, se abbiamo visto come in passato Marowak era piccolo e debole, non dovrebbe stupirci che possa aver avuto in passato la peggio in svariate occasioni. La domanda adesso è: quali sono queste occasioni in cui Marowak potrebbe avere la peggio? Per adesso non abbiamo ancora una risposta. La terza generazione, oltre a ribadire i concetti finora espressi, si rende testimone per prima dell'unica sfumatura positiva riguardante Marowak, nonché della prima citazione diretta nelle descrizioni di quest'ultimo a Cubone. Il Pokémon guardaossi, secondo il Pokédex di Rubino e Zaffiro, si evolve da Cubone dopo che quest'ultimo avrebbe superato il lutto per la perdita della madre, enfatizzato ancor di più dalle struggenti descrizioni che gli stessi giochi forniscono di Cubone stesso. Nel tempo, proprio grazie a questa esperienza, Marowak avrebbe sviluppato uno spirito forte e difficile da sconfiggere. Attenzione però, questo è ciò che accade ad un singolo Cubone. Cubone perde la madre, supera il lutto e diviene Marowak. Ma l'aggressività di Marowak è per la prima volta testimoniata dal suo utilizzo di ossi, cosa che già Cubone fa. Questo significa che c'è un momento nella storia in cui Cubone smette di evolversi nel Marowak originario, piccolo e debole, e diventa invece il Marowak attuale, più aggressivo. C'è insomma un evento che ha cambiato il corso della specie. Non è tanto il fatto che Cubone si evolva in Marowak a determinarne l'aggressività. In passato questo non succedeva, e forse sarebbe anche scorretto parlare di un'evoluzione di Cubone. Semmai è la specie ad essere cambiata, presumibilmente dopo che qualcosa ne ha decimato la popolazione a tal punto da richiedere specifici cimiteri per accoglierne i resti. Manca poco per chiudere il cerchio, ma prima di balzare alla settima generazione, che sappiamo essere molto abile nella reinterpretazione di svariati concept, facciamo un breve salto a Sinnoh, dove viene confermato ciò che poco fa abbiamo solo ipotizzato in via provvisoria. L'osso di Marowak è tenuto dal Pokémon sin dalla nascita, e dunque sin da quando Marowak era Cubone. Ciò significa che è proprio Cubone a recarsi originariamente presso il cimitero dei Marowak. Bene, prima di procedere con la settima generazione, che già vi avviso ci terrà in ballo per un bel po', credo sia utile riassumere tutto ciò che abbiamo detto sin qui riguardo a Cubone e Marowak. I due Pokémon originariamente devono aver avuto uno o due antenati, esseri più deboli di Marowak che non utilizzavano i resti dei propri simili come armi di attacco e di difesa. Ad un certo punto però Marowak comincia a farsi più aggressivo brandendo i resti della propria specie, mentre Cubone inizia a soffrire per la perdita della madre, indossandone parte dello scheletro rinvenuto in una fatiscente fossa comune di Marowak. Ora è tempo di collegare questi due eventi in maniera chiara. Le madri di molti Cubone, per motivi ancora sconosciuti, muoiono in massa, formando almeno un cimitero di Marowak originari. I figli ne ereditano lo scheletro sulla propria pelle, evolvendosi poi in qualcosa di estremamente più aggressivo rispetto a ciò che erano le madri. È con le generazioni successive a questo evento tragico appena descritto che nasce Marowak. La nuova aggressività del Pokémon è chiaramente dovuta allo shock per quell'evento, che deve avere in un
modo o nell'altro sconvolto l'intera specie. Non è assurdo a questo punto pensare che in origine la distinzione tra il Cubone originario e il Marowak originario non esistesse e che la catena evolutiva fosse di fatto uno stadio unico. Preparatevi perché la settima generazione sta per dare una risposta a tutto quanto. Pokédex di Pokémon Luna scaglia il suo osso come un boomerang per abbattere i Mandibuzz, suoi antichi predatori, e vendicarsi. Antichi predatori? Mandibuzz? Quel Pokémon che costruisce i propri nidi con le ossa di Cubone? Quelle stesse ossa che Cubone ha rinvenuto da Marowak defunti? Dove potrebbe mai aver rinvenuto quelle ossa Mandibuzz se non nei cimiteri di Marowak? Antichi predatori. Noi abbiamo detto che Marowak cambia secoli fa il proprio carattere. E lo fa quando per un certo motivo entra in possesso delle ossa dei propri simili. E che quelle ossa le lancia tuttora contro i Mandibuzz per vendicarsi. Vendicarsi di cosa? Abbiamo forse trovato quell'oscuro evento che cambiò per sempre Marowak e Cubone? Probabilmente sì. Eppure, Pokémon Ultrasole aggiunge un dettaglio che è apparentemente in aperto contrasto con ciò che invece Pokémon Luna ci dice. Secondo questo Pokédex, Marowak non lancerebbe le ossa verso Mandibuzz per vendicarsi del suo antico predatore, ma per vendicare direttamente la madre. Ma come? Non stavamo parlando di un predatore antico? Possibile che nonostante la nuova forza acquisita, Marowak continui a morire? Sì, è possibile. E lo sappiamo perché Cubone continua a indossare teschi, continua a piangere la morte della madre anche dopo secoli. E certo, il trauma della specie si potrà anche tramandare per una fantomatica via culturale, ma non i resti. Come dice Pokémon Sole, Cubone continua tuttora ad essere timido e pauroso, divenendo aggressivo solo quando si evolve. E solo grazie alle ossa che tuttora porta con sé. E ancora oggi Mandibuzz attacca Cubone. Ancora oggi egli è il suo naturale predatore. Tempo di dietro. Allora, le due specie si devono essere incontrate. Una di esse, la più debole, ha dovuto cambiare per non estinguersi del tutto. E lo ha fatto nella maniera più tragica, impugnando le spoglie dei propri simili. Cubone, e dunque i futuri Marowak, si rende così più forte. Più forte, si intende, anche e soprattutto grazie al dolore. Pokémon Scudo, e dunque l'ottava generazione, lo lascia ben intendere. Cubone soffre, ma ogni lacrima, quasi simbolicamente, lo rende più forte. E Marowak, evolvendo, si diventa tutt'uno con il teschio della madre. Idealmente ne prende il posto. Ora è compito del novello Marowak difendere la propria progenie. Forse riuscendoci, molto probabilmente fallendo. Questa è, alla fine, una lotta come tante ve ne sono in natura. Una lotta tra due animali che solo tramite l'occhio dell'uomo può diventare tragedia. Non a caso questo mondo, il mondo dei Pokémon, è una nostra invenzione. Prima delle parole conclusive, credo che meriti un paio di considerazioni Marowak di Alola. Il figlio, in questo caso, non eredita dalla madre defunta solamente l'osso, ma anche lo spirito, che diventa una fiamma in grado di bruciare in eterno e di provocare eternamente dolore tanto al corpo quanto allo spirito. Inoltre, nella forma Alola di Marowak, si fa ancora più evidente l'unione del branco che caratterizza questi Pokémon. Il Pokémon soffre per la perdita dei compagni, dimostrata ancora una volta in epoche recenti, e danza in memoria dei defunti seppelliti agli angoli delle strade. Poco da dire riguardo a questa forma Alola dopo tutto ciò che abbiamo detto riguardo Marowak, se non che credo sia perfetta per questo Pokémon. Oserei dire una delle pochissime forme Alola davvero interessanti. Coronamento, per così dire, della storia travagliata di un Pokémon, non solo nella sua effettiva lore, ma anche nella sua ideazione. L'evoluzione del concept di Marowak, in sintesi, è la narrazione di una storia. Una storia che non sarà mai in grado di risolvere tutte le sue ambiguità, dato che anche solo il concept delle uova Pokémon distrugge completamente ogni teoria riguardante Marowak e Cubone. Ma come sappiamo, questi Pokémon sono stati pensati prima dell'ideazione delle uova, e dunque non ci resta che chiudere un occhio. Al di là di questo aspetto, solo oggi, con l'introduzione del concetto di evoluzionismo darwiniano nel mondo Pokémon, ci è possibile spiegare la storia di Marowak in una maniera tutto sommato soddisfacente. Ragazzi, ci tengo, per puro piacere personale, a riassumere tutto una seconda volta. Gli antenati di Cubone e Marowak, più piccoli e più deboli, entrano improvvisamente in conflitto con Mandibuzz. Quest'ultimo decima gli esemplari della specie, i cui resti vengono accumulati presso almeno un ignoto cimitero. In particolare Cubone, per difendersi dalla minaccia, indossa i resti appartenuti agli antenati, sviluppando inizialmente un carattere timido e impaurito, che con l'evoluzione, forse precedente
apparentemente assente, si tramuta in un'attitudine aggressiva e ai tratti rancorosa. Marowak diviene un Pokémon vendicativo, specialmente contro gli antichi e attuali predatori, che ancora oggi, decimando le madri dei Cubone, perpetrano quell'oscuro evento che tempo addietro cambiò per sempre la storia di Marowak e dei suoi figli. Ad Alola invece si sviluppa una variante di Marowak. Il Pokémon brandisce un osso appartenuto alla madre impregnato dello spirito di quest'ultima, suggerendoci, tra le altre cose, che questa forma alternativa si sia generata dopo lo scontro con Mandibuzz. Infine, il Pokémon, per proteggersi dagli innumerevoli tipi erba di Alola, assume il tipo fuoco. In loro, lo spirito del branco è ancora ben visibile, mentre nei Marowak tradizionali ciò sembra essere vagamente scemato, dato che l'unica testimonianza della socialità di questi Pokémon è legata al loro comunicare a distanza. Bene ragazzi, con Marowak abbiamo finito. Questa prima parte di Tempo Capsula è stata davvero impegnativa, perché nei fatti, volente o nolente, si è tramutata in una teoria sulla storia di Marowak e Cubone. Ma è arrivato il momento di voltare pagina, di passare dalle tenebre di un oscuro evento al sole splendente. È arrivato il momento di passare a Xatu. Già a partire dalla seconda generazione, dove Xatu fa il suo debutto, lo scheletro del concept di questo Pokémon si mostra chiaramente. Pokémon Oro ci narra che la quietezza di questo essere è dovuta alla sua capacità di poter vedere sia il passato che il futuro. E a voler essere più precisi, il Pokémon è immobile proprio perché sta guardando sia il passato che il futuro. Si tratta, secondo Pokémon Cristallo, di meditazione. Ma in questo caso la descrizione di quest'ultimo ci fornisce un dettaglio parecchio interessante. Nella sua versione inglese, infatti, ci viene detto che Xatu inizia meditando all'alba e che occorre che passi un intero giorno prima che si muova. Questo, però, vuol dire che Xatu si muove, semplicemente non lo fa quando sta meditando. Di questa manciata di informazioni ne parleremo più avanti. Prima di procedere verso la terza generazione, particolarmente proficua nel caso di Xatu, occorre notare un paio di particolari della descrizione del Pokémon in Pokémon Argento. In primo luogo, in quest'ultima viene citato il Sud America. Curiosamente, nonostante l'interesse manifestato dai programmatori e che abbiamo analizzato più volte su questo canale di rimuovere dal mondo Pokémon ogni riferimento al nostro mondo reale, questa informazione si mantiene inalterata nei remake di Pokémon Argento, ossia Pokémon Argento Soul Silver, per poi sparire nelle generazioni successive. In secondo luogo, però, ed è questa l'informazione più interessante a mio avviso, dalla descrizione di Pokémon Argento traiamo la conclusione che non solo Xatu è in grado di vedere sia il passato che il futuro, ma che almeno potenzialmente è in grado di vederli contemporaneamente. Il primo dall'occhio sinistro, il secondo dall'occhio destro. L'immagine che si crea in questo modo, a mio avviso, non è assolutamente casuale. Noi siamo abituati a rappresentare il procedere del tempo tramite una retta direzionata verso est. Alla sua estremità sinistra vi collocheremo dunque gli eventi passati, mentre prendendo un qualsiasi punto all'interno della retta, sulla destra si troveranno gli eventi futuri rispetto a quel punto. Immaginando che questo punto rappresentante il presente sia proprio Xatu, il Pokémon ritroverebbe letteralmente alla propria sinistra il passato e alla propria destra il futuro. Non sarebbe allora una coincidenza che gli occhi del Pokémon si trovino molto distanziati tra di loro, quasi posti a 180 gradi di distanza. Il Pokémon in questo modo avrebbe occhi solo per la sinistra e per la destra, e dunque da un lato per il passato e dall'altro per il futuro, senza muoversi in alcun modo nel presente attuale. L'immagine che si crea potrebbe essere anche una coincidenza, ma credo piuttosto che abbia il preciso intento di trasmettere tramite Xatu una precisa concezione del tempo. Parlo ovviamente del tempo lineare, che è poi quello con cui noi generalmente intuiamo il concetto di tempo stesso. Ad ogni modo, passando alla terza generazione, il concept del Pokémon e soprattutto la sua iconografia, da un certo punto di vista, comincia ad arricchirsi e non poco. La descrizione di Pokémon Rubino, tanto per cominciare, cita un'osservazione apertamente in contrasto con ciò che ci ha detto invece Pokémon Oro. Più precisamente, attacca l'idea che Xatu sia quieto. In questo caso l'immobilità del Pokémon non deriverebbe dalla sua tranquillità, ma piuttosto dalla paura per il futuro che sta vedendo. Xatu allora sarebbe tutt'altro che quieto. O meglio, da fuori potrebbe apparire quieto. Ma in realtà ciò che traspare dalla descrizione del Pokédex è che Xatu sia letteralmente paralizzato dalla paura. Del resto,
quale altro motivo potrebbe impedire a un essere di fronte ad un evento tragico di non muoversi? In settima generazione torneremo sulla questione. Con la terza, però, non abbiamo ancora minimamente finito. Pokémon Zaffiro, dal canto suo, non aggiunge niente di concreto al concept di Xatu, ma ci fornisce l'immagine che noi tutti conosciamo di questo Pokémon, quella di un essere che fissa incessantemente il sole. Pokémon Zaffiro ci rivela come si svolge la meditazione di Xatu. Se prima avremmo potuto immaginarcelo, che ne so, in una grotta, adesso la visione che ne abbiamo è quella di un Pokémon il cui sguardo si perde nel sole. Anche qui, niente di casuale. Sconsiglio a chiunque di provare a fissare il sole. Osservarlo per più di qualche secondo, come ben saprete, è impossibile per l'uomo, perché il nostro occhio è incapace di reggere la luminosità che il sole emette. Esso è talmente accecante per la vista umana che rappresenta un archetipo culturale. Il sole, in un modo o nell'altro, in tutte le culture è considerato una divinità, che nelle sue versioni meno religiose e più filosofiche si traduce in verità e conoscenza. Nel mito della caverna di Platone è il sole a illuminare gli oggetti fuori dalla grotta, divenendo metaforicamente l'idea del bene e della verità. Ma tuttavia, rendendo il tutto visibile, allo stesso tempo il sole non è visibile. Che Xatu sembri osservare qualcosa di inosservabile acquisisce senso se pensiamo a cosa davvero il Pokémon sta vedendo in quell'istante: il passato ed il futuro, egualmente inarrivabili per l'occhio dell'uomo. Xatu sembra che guardi il sole, in realtà ha semplicemente lo sguardo perso nel vuoto, ma simbolicamente, quello sguardo cade su ciò che l'uomo non può osservare nel presente. Insomma, il sole diventa simbolo di ciò che Xatu sta realmente vedendo, ossia la linea temporale precedente e successiva al presente. Come starete notando, rispetto a quello che abbiamo visto per Marowak, il concept di Xatu procede molto più per immagini ed è sorprendentemente simbolico e metaforico. Prima abbiamo notato la linea temporale che passa simbolicamente per gli occhi di Xatu, adesso abbiamo visto come il suo sguardo nel presente cada su qualcosa che l'uomo non può osservare. Un Pokémon così d'impatto da un punto di vista iconografico non poteva non essere sfruttato da quello che a mio avviso è il capolavoro di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu, che rende per la prima volta visibili tutte quelle leggende, non solo quella di Xatu, che precedentemente erano solo descritte. Infine, concludendo per quanto riguarda la terza generazione, come se già non avesse fatto abbastanza, Pokémon Smeraldo aggiunge che Xatu, secondo alcuni, proviene da un altro mondo. Ora, questa informazione è particolare perché appare solo e soltanto in questa descrizione e non ha alcuna prova a suo favore. Ad ogni modo, qualche parola a mio avviso può essere spesa, soprattutto per quanto riguarda un dettaglio che la descrizione inglese aggiunge rispetto a quella italiana e che a mio avviso ci permette di chiarire un po' il perché di questa descrizione. Essa infatti non ci dice solamente che Xatu proviene da un altro mondo, ma aggiunge che è un emissario proveniente da un altro mondo e dunque un qualcuno che da un mondo extraterrestre di qualsivoglia sorta porta un messaggio. Questo ha perfettamente senso se pensiamo a cosa Xatu potrebbe dire agli uomini, letteralmente il loro futuro. Difficile dire se in concreto Xatu provenga da un altro mondo. Quel che è certo è che il potere di questo Pokémon giustifica perfettamente la nascita di una leggenda tra i popoli antichi che lo designano come proveniente da un altro mondo. Del resto, per quanto ne sappiamo, in tutte le culture chi prevede il futuro generalmente è molto legato al divino. La divinazione è letteralmente questo. Se però questa differenza tra l'italiano e l'inglese contiene solo una sfumatura di significato che semmai chiarisce meglio cosa questa descrizione potrebbe voler dire, la discrepanza tra le due lingue che in uno specifico caso la settima generazione mostra è quasi assurda. Sulla descrizione di Pokémon Ultrasole non abbiamo problemi. In entrambe, in maniera più o meno stringata, ci viene detto che Xatu ha il potere di prevedere il futuro, ma non il potere di cambiarlo. Ecco, tenete a mente la parola potere, perché a breve entrerà in contraddizione con tantissime altre cose. La descrizione italiana di Pokémon Ultrasole e Ultraluna invece richiama ad un qualcosa che abbiamo già visto in Pokémon Rubino. Xatu scorge il futuro, ma non gradisce i mutamenti che vi vede. In seguito, come accaduto per la terza generazione, il Pokédex lascia intendere che per questo motivo Xatu resta immobile. Ma questa descrizione che vi ho appena riportato è completamente diversa nel suo significato rispetto alle sue versioni inglese,
francese, spagnola e tedesca. In queste ci viene detto che Xatu vede il futuro, ma non ha alcuna intenzione di cambiarlo, ed è questo il reale motivo per cui resta immobile. E al di là della stranissima discrepanza tra la versione italiana e tutte le altre, questa spiegazione si aggiunge a tutte le altre spiegazioni che sono state date dell'immobilità di Xatu. In un primo momento Xatu sembrava immobile semplicemente perché immerso nella meditazione. Poi è passato il messaggio che fosse paralizzato dalle visioni catastrofiche. Infine Pokémon Ultrasole ha sostenuto semplicemente che il Pokémon non abbia il potere per cambiare il futuro e che dunque non faccia nulla, e Pokémon Ultrasole ancora più semplicisticamente ha detto che il Pokémon non ne ha voglia. La domanda a questo punto resta una: perché se Xatu ha paura di ciò che vede non fa nulla per fermare il futuro? Attualmente non abbiamo una risposta che valga più delle altre e dunque mi limito a dare una mia interpretazione della vicenda che possa in un qualche modo racchiuderle tutte. Forse nessuna risposta è valida e al contempo potrebbero esserlo tutte. E questo perché forse una reale motivazione non c'è. Tutto ruota attorno allo sguardo perso di Xatu. Xatu non ha occhi per il presente. Con un occhio vede il futuro e con l'altro il passato. Letteralmente non gli resta nulla per il presente. Perciò nel presente egli non può fare nulla perché nel presente Xatu è cieco. E certo, in Pokémon Mystery Dungeon vediamo Xatu agire per cercare un modo di cambiare il futuro. Ma è pur vero che anni dopo Ultrasole negherà al Pokémon queste facoltà. E forse questa è l'immagine più bella che abbiamo di Xatu e al tempo stesso la più originale. Non quella di Pokémon Mystery Dungeon, dove la creatura troppo banalmente si mette in moto per salvare il futuro, ma piuttosto quella di un essere in grado di vedere il passato ed il futuro, ma che al contempo è cieco di fronte al presente. Un emissario che si dice provenga da un altro mondo, ma che nel concreto è muto. Un Pokémon impaurito verso il futuro e verso di esso impotente, ma che al contempo non ha alcun interesse nel possedere quella forza. Un Pokémon che proprio in quel presente in cui è assente si ritrova simbolicamente a osservare il sole, l'unica cosa che nel presente nessun altro può osservare. Bene ragazzi, tecnicamente il mio copione di Tempo Capsula sarebbe finito, ma non sarebbe il mio canale se non aggiungessi qualcosa fuori dagli schemi, perché mentre registravo questo video, quindi letteralmente 10 minuti fa, mi è venuto in mente un qualcosa, ed è un qualcosa legato alla versione beta di Xatu. Nei primi sprite che abbiamo di questo Pokémon, Xatu non è l'unico Pokémon presente nel concept di Xatu. In grembo, infatti, quest'ultimo sembra portare un altro essere, che nel design finale del Pokémon è stato ridotto a semplice pattern. Noi abbiamo detto che Xatu ha un occhio per il passato e uno per il futuro, e non ha niente per vedere il presente. Ma se aggiungessimo un secondo essere in Xatu, allora quegli occhi ci sarebbero. E se quella piccola creatura che Xatu porta con sé non fosse nient'altro che un interprete del Pokémon? Abbiamo detto che Xatu è considerato un emissario proveniente da un altro mondo. Forse in origine sarebbe stata quella creatura che Xatu porta con sé a riferire agli uomini le parole che Xatu non poteva dire? Forse originariamente questo Pokémon era stato pensato come un oracolo? La funzione degli oracoli in tutte le culture è quella di fornire agli esseri umani dei buoni o dei cattivi auspici rispetto alle azioni che andranno a compiere. Ma gli oracoli non sono divinità, semplicemente interpretano ciò che la divinità dice. E allora, proprio perché Xatu ha questa caratteristica di emissario dell'altro mondo, questo piccolo essere potrebbe interpretare le parole di Xatu? Potrebbe, insomma, essere il modo in cui Xatu può interagire con il presente? L'unico modo? Ragionare su un concept mai nato con le lenti di ingrandimento del futuro è sicuramente complicato. E per quanto mi riguarda, non è nemmeno l'ideale da un punto di vista metodologico. Eppure questa figura che è stata tagliata nel design finale sembra avere profondamente senso con la figura di Xatu. Non possiamo sapere se questa supposizione corrisponde ai reali intenti di Game Freak. Quello che sappiamo è che probabilmente se quello Xatu sarebbe giunto nelle versioni finali di gioco, quest'oggi l'episodio di Tempo Capsula sarebbe tutt'altra cosa. Bene ragazzi, questa volta ho davvero finito. Io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che piacerà anche a me editarlo. Vi invito perciò a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale, ovviamente se non siete ancora iscritti. Per il resto, oltre a passare su Twitch, vi ricordo di premere la campanella per ricevere sempre i feed, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!